Benvenuti ad una nuova puntata di Amici a Quattro Zampe. Se voi, come me e Stellina, siete amanti degli animali, questa è proprio la trasmissione che fa per voi. Eh sì, perché qui parleremo dei nostri migliori amici, dei cani. Impareremo infatti a conoscerli, ad educarli, perché l'educazione è altrettanto importante, ma soprattutto a risolvere quei piccoli problemi che può comportare la convivenza con loro. Ecco perché, come sempre, iniziamo la prima parte della nostra puntata con lo spazio dedicato ai vostri dubbi e alle vostre domande da casa. E chi meglio di un dog trainer, un educatore cinofilo, può aiutarci? E raggiungiamo come sempre il nostro Paolo. Ciao, ben ritrovato. Ciao Chiara e buongiorno a tutti gli amici a casa. Come va la posta? Ah, la posta è sempre molto ricca, ci sono un sacco di persone che chiedono un consiglio, ma anche davvero anche tanti suggerimenti che arrivano e sono sempre molto graditi. Sanno quanto tu sei bravo. Allora, oggi chi ci scrive? Oggi ci scrive il signor Lorenzo di Calusco d'Adda, che ci sottopone questo problema. Ha un beagle, un cuccioletto di 6 mesi, ma proprio non ne vuole sapere di dormire nella cuccia e si infila tutte le sante notti nel suo letto a dormire. Alfredo, cosa ti posso dire? Innanzitutto ricordati una cosa importante, soprattutto se il tuo cane è maschio, ma questo vale veramente per tutti gli amici a quattro zampe di qualsiasi taglia, età e sesso. Ricordati che la tua camera da letto per il tuo cane è un po' come la Casa Bianca per un americano, cioè è il centro del potere, è la tana del leader e quindi avere la possibilità di dormire nella tana del capo significa essere anche un pochino capo. E questo, attenzione, perché cosa può comportare? Soprattutto nei maschi giovani un po' di prepotenza. Guardate, ho visto veramente di tutto. Ho visto cani che addirittura sono arrivati al punto di cacciare dal proprio letto i mariti disperati e sostituirsi davvero a loro proprio per prepotenza, perché poi insorge anche una voglia.